È un momento difficile, drammatico per gli esercenti dei locali da ballo, delle discoteche, dei locali di intrattenimento, chiusura fino al 31 gennaio, le feste che praticamente non ci sono state. Per voi Cardelli, quali sono le prospettive del settore? Se parliamo di prospettive, in questo momento non siamo per niente ottimisti. Sorrido perché probabilmente non viene considerato quello che è successo, cioè dal mese di dicembre, ma anche prima, perché chiaramente non ci scordiamo che anche se si sono riaperte le attività, tutte le attività sono soggette a numerose restrizioni che comunque tagliano parte del mercato e quindi comunque lavori già al 50%. Poi addirittura il 23, se non sbaglio il 22 di dicembre, sono state di nuovo chiuse le attività, anzi la settimana prima, da ballo, considerando che tantissime attività fanno un'attività di ristorazione abbinata all'attività di ballo, quindi tagliando un'ulteriore percentuale di ipotetica utenza. Dal 6 di dicembre diciamo che c'è stato un crollo verticale, sia per paura del contagio, sia per queste restrizioni, sia per l'inserimento dello strumento del Green Pass, che comunque è stato interpretato o comunque spiegato male, perché tutti pensavano che fosse necessario un determinato meccanismo, invece non lo era. Quindi è stato un mese veramente brutto, per non parlare quello di gennaio, che chiaramente c'è stato un crollo, io direi anche del 100% delle attività. Io credo che siano necessari il prolungamento della cassa integrazione, che nel caso del settore Horeca, che quindi ristorazione, intrattenimento, ballo, si chiama FIS. I ristori devono, credo, ma ho sentito già che comunque si parla di qualche cosa, ma devono essere congrui, non devono essere l'elemosina di Stato per pagare la bolletta del gas, cioè devono essere delle cose importanti, perché chiaramente a cascata non siamo solo noi a non lavorare, ma i fornitori, i dipendenti, c'è tutto un indotto nel mondo del turismo e dell'intrattenimento che deve essere considerato, che è l'asse portante della città, in questo caso di Pescara, ma comunque di tutta la nazione. Quindi è stato veramente un periodo forse anche peggiore degli altri, anzi io senza ombra di dubbio lo definisco il peggiore in assoluto, perché quando ti hanno chiuso, si è interrotta l'attività, adesso tu sei aperto ma vuoto, quindi comunque continui a pagare tutto quello che bisogna pagare necessariamente, il che senza nessun tipo di incasso, quindi è un bagno di sangue.